Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, caro il mio Mandorlini, eh sì, sei stato lungimirante, avevi ragione, Mandorlini dopo la disfatta di Coppa Italia aveva detto domenica sarà un'altra partita e difatti è stata un'altra partita. Invece di 6 ne debbia di 4. Fegati Spappolations, anche stasera. Più 5 sulla Roma, salutate la capolista, così la Juve se ne va. Godo, stragodo. Allora, approfittiamo del pareggio della Roma in quel del Barbera di Palermo. Grazie, mitico Duca, grazie mille per questo regalo che mi hai fatto. E la Juve gira il girone di andata a 46 punti. L'anno scorso abbiamo girato a 52, quest'anno abbiamo girato a 46 punti. 46 punti, ovviamente, ma lo siamo oramai già da una settimana. Campioni d'inverno, Radio Rai, campioni d'inverno, lo eravamo già da una settimana eravamo campioni d'inverno, Radio Rai, Rai Sport dei miei coglioni, ok? Allora, Juventus batte Verona 4-0, andiamo con i gol, apre il polpo Paul Pogba al terzo minuto con una tiro a mezza altezza, ma molto preciso da fuori area. Allora, discorso su Pogba. Oramai ci siamo finiti, abbiamo finito gli aggettivi per descrivere questo giocatore. È un fenomeno, 21 anni, vale 75, vale 80, vale 90 milioni, io non lo so. Allora, Marotta, intervistato stasera da Sky, ha detto: non c'è presupposto alcuno in questo momento perché Pogba lasci la Juventus, però è chiaro che ci sono delle dinamiche di ingaggio che la Juventus non può assolutamente sforare. Non. Se il Real Madrid si presenta al giocatore con un ingaggio di 7, 8, 9 milioni di euro all'anno, capiamo bene, cari fratelli e sorelle bianconeri, che il polpo ci lascia. Però in questo momento non ci sono presupposti perché Pogba lasci la Juventus. Eventuali scambi, Verratti, Cavani, tutte minchiate. Per adesso il polpo è nostro e ce lo godiamo. Poi, settimo minuto, raddoppia Tevez. Grande azione, velo di Pogba, destro di Tevez, Rafael. Poi, al 66esimo fa il 3-0 Pereira, incursione solitaria di Chiellini, passaggio in profondità e Pereira la mette sotto l'incrocio. Al 74esimo Carlos Tevez fa ancora doppietta 4-0, 4-0 Tevez, 13 gol in campionato. Girone di andata a 13 gol in campionato. I numeri. Allora, tiri totali 18 a 5, nello specchio 8 a 1, 8 a 1, 8 a 1, quindi anche stasera la Juventus ha rubato, questo mi pare ovvio. Respinti 3 a 0, da fuori area 8 a 3, da dentro l'area 10 a 2, 10 a 2, il possesso palla è stato macroscopicamente a favore della Juve, 62,1% contro il 37,9% del Verona. Non c'è stata storia, non c'è stata partita. Una Juve che ha accelerato, rallentato, gestito, controllato, attaccato come, quando e dove ha voluto. Monologo bianconero. Quindi questa sera le parole sono al minimo, perché è stata una Juve strepitosa. Verona mai in partita, ha cercato di limitare i danni e di non pigliarne 6 pure stasera. Questa è è la realtà dei fatti. Ci sono state delle defezioni,
che non si sono sentite, vedi Vidal, vedi Llorente, Morata ottima partita, su tutti il polpo anche stasera. Bonucci oramai è Highlander perché gioca sempre, gioca in continuo. Si è rivisto Simone Spiri Pepe anche in campionato, è tornato in campionato, quindi una serata che per la Juve di Allegri, meglio di così stasera davvero ragazzi, non poteva andare. Quelli che erano scettici su Allegri, cari miei, penso che dovete cominciare a ricredervi e a cominciare a chiedere scusa, eh? Cominciare a chiedere scusa perché soprattutto quello che voglio dire è la duttilità tattica che c'ha questa squadra. È partita col 3-5-2, è passata al 4-3-1-2, l'abbiamo vista in Coppa Italia col 4-3-3, stasera l'ultimi 20 minuti è tornata al 3-5-2, quindi grande duttilità tattica che io sinceramente con il signor Antonio Conte non avevo assolutamente visto. Questo c'è da dirlo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Va bene, io la chiudo qui per stasera. Buonanotte a tutti, buon inizio settimana lavorativa. Juventus batte Verona 4-0 e adesso per quel che concerne fino alla fine Forza Juve, ci vediamo domenica. Domenica la Juve gioca alle 15 col Chievo Verona sempre allo Juventus Stadium e quindi ci vedremo nel tardo pomeriggio di domenica prossima. Fratelli e sorelle, campioni d'inverno, salutate la capodista. A domenica, ciao a tutti e fino alla fine, forza Juve, ciao!